Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con le pagelle di Fiorentina-Juventus. Anzi, ci ho preso l'abitudine di dire Fiorentina-Juventus perché con una sconfitta 3-0 magari può sembrare che hanno giocato in casa loro. Invece no, 0-3 Juve-Fiorentina, le pagelle di Manusport. Ringrazio il buon Antonio per le pixart. Peggio Cuadrado, Bonucci, come vedrete. Allora, in realtà c'è uno che ha fatto peggio di tutte e due, ma lo vedrete con il video. 6 per Scesa. Allora, sembra strano che un portiere subisce 3 gol in una partita e gli do 6, però molto spesso a seconda che uno subisca gol o no, gli diamo il 6, gli diamo il 5,5. Ma in realtà Scesi ieri non è che abbia fatto chissà che papere, anzi ci ha anche salvato su quella parata bassa con la mano su Castrovilli, quindi comunque il suo l'ha fatto. Sui 3 gol magari poco poteva. Quello di Vlahovic è stata una grandissima giocata individuale, su quello di Caceres Alexandro si era perso la marcatura e sul secondo gol, sul terzo gol praticamente è stato un po' un errore di Bonucci, quindi insomma. 6 per De Ligt, ancora una sufficienza, ma tranquilli che le insufficienze arriveranno e come. De Ligt che non è il solito De Ligt, proprio ieri doveva fare qualcosa di più. Poteva fare qualcosa di più, soprattutto sull'occasione del gol di Vlahovic, però le responsabilità lì non erano sue. Doveva semplicemente provare a metterci una pezza perché la responsabilità là era di Bonucci, ma in realtà ha fatto una partita magari sottotono, però non mi sento di dargli un'insufficienza perché per il resto sembra la solita sicurezza, ragazzi. In fase di impostazione ha lì una certezza. Quello che ha fatto peggio è sicuramente Leonardo Bonucci. Bonucci che non ha bisogno di presentazioni per la partita di ieri. Fa un errore ingenuo sullo 0-1. Il pasticcio con lui che lisce il pallone in occasione dell'autorete di Alexandro, che nulla può a quel punto. E anche l'errore per il passaggio fatto agli avversari per il gol del 3-0. Praticamente una serata horror per Bonucci. Non saranno gli unici errori che fa questa sera. Però con la difesa a 3 sembra proprio non trovarsi, eppure la difesa a 3 sarebbe il suo habitat naturale. Questo non lo capisco. Ma va bene, cioè va bene, va male, ragazzi, va male. Bonucci che si prende un 3. Era un po' di partite che lo criticavo. Mi prendo in qualche modo anche la mia rivincita per avergli dato 5 in occasione anche delle ultime uscite, quando praticamente abbiamo vinto quasi tutte le partite. Andiamo ad Alexandro. Alexandro che si prende un 5,5, anche se magari in generale i giornali gli hanno voluto dare anche 4, 4,5 o cose del genere, ma Alexandro in realtà ha spinto molto, soprattutto durante il primo tempo per la partita, ha fatto tanti dribbling, ha messo in mezzo comunque qualche bel cross, perché lui è intelligente, ragazzi. Quando ci sono magari Morata e McKennie, Ronaldo in mezzo, crossa. Quando questi qua non ci sono è inutile crossare e lui lo ha capito, invece Cuadrado un po' meno. Cuadrado che comunque nulla da rimproverare, un errore che faceva lo scorso anno, anzi, non ci mancherebbe. Però Alexandro, se c'è un pregio che ha è questo. Per il resto fa qualche erroraccio in difesa che comunque non è da lui, anzi in realtà è da lui perché per come stava giocando ultimamente. Però insomma, ragazzi, non lo ricopriamo di critiche perché non è che abbia fatto una cattivissima partita. L'insufficienza ci sta perché non posso dare una sufficienza. L'insufficienza ci sta perché alla fine non oppone neanche chissà quanto resistenza, soprattutto in occasione del gol dello 0-3, più che per l'autogol dello 0-2 che non è neanche colpa sua. Quindi insomma, non scagioniamolo troppo. Alexandro che sì, si merita un'insufficienza, un 5,5, ma comunque non un'insufficienza pesante, ragazzi. Insufficienza più grave che invece aspetta Cuadrado. Allora, ragazzi, fino a quel momento era stato il solito Cuadrado che più o meno quasi ogni partita è quasi il migliore in campo per la Juventus. Però ieri ha fatto un'ingenuità veramente di cattivo gusto, perché alla fine è un errore veramente grave entrare con il piede alto, ragazzi. Poteva veramente costare molto di più a Castrovilli quell'intervento. È un intervento che praticamente dal 6,5 finora che stava avendo Cuadrado fino a quei 10-15 minuti che aveva giocato, gli vale un 4,5 in pagella. Quindi male male Cuadrado, prima insufficienza però dell'inizio dell'anno. Senza voto a Aaron Ramsey, gioca poco, si vede poco, quindi non mi sento di valutarlo, senza voto per lui. Chi invece si è andato a valutare sono gli altri centrocampisti, ovvero Bentancur che si prende un 5. Non le do un'insufficienza troppo grave perché ieri, per come abbiamo giocato, Bentancur magari anche poco poteva fare, però completa praticamente una serie di insufficienze che sta avendo questa stagione. La scorsa partita sembra ormai già molto molto lontana, dove aveva fatto veramente una grande prestazione. 4,5 per Bentancur, che manca agli anticipi, manca nei contrasti, ieri è mancato veramente in tutto, ha fatto anche qualche passaggio fuori misura, però per il resto ok. Quindi insufficienza, ma comunque non grave per Bentancur, che è sicuramente tra i cattivi volti di ieri. Meglio di lui McKennie, ancora una volta McKennie sovrasta Bentancur, si
prende un 6, è meno tecnico rispetto a Bentancur, questo c'è da dirlo. Però comunque si sbatte come sempre in attacco, si sbatte in difesa, molte volte copriva anche i buchi che lasciava Ronaldo in attacco, perché il portoghese si vuole sempre defilare sulla sinistra, è capa di cazzo, non ci possiamo fare nulla, e quindi a ricoprire i suoi buchi ci va McKennie, che però lo trovi ovunque, lo trovi in attacco, lo trovi in difesa, però tecnicamente deve migliorare. Per questo comunque gli do un 6, sicuramente tra i migliori di quello di ieri. Ah ragazzi, non ho messo il Man of the Match per il semplice motivo che non credo ci sia un Man of the Match in ieri, perché se ce n'è uno è quello della Fiorentina. Se lo dovevo dare, l'avrei dato a Chiesa. Chiesa che comunque si prende anche lui un 6 in pagella. Ieri praticamente nessuno ha preso più di 6, ragazzi, almeno per quanto riguarda le mie pagelle. Addirittura c'è qualcuno che ha dato 7 a Ronaldo, ma vabbè, pazzi. 6 per Chiesa, che comunque è uno dei pochi propositivo, riesce a fare qualche dribbling. In inferiorità numerica i dribbling servono come il pane, però il confronto con Frank Ribéry vede il francese nettamente davanti a lui, d'altronde ha 12 anni di più, quindi ci potrebbe pure stare. Comunque buona prestazione per Federico Chiesa. Male invece Cristiano Ronaldo. Allora io non capisco perché le danno 6, le danno 7, quando in inferiorità numerica servivano le sue giocate, serve lo spirito di squadra. Io di sua giocata ho visto solo una sua, diciamo, neanche giocata, mini giocata nel primo tempo, dove ha fatto qualche doppio passo, si è scartato all'uomo e ha calciato di esterno sinistro fuori. Ottima giocata, però per il resto veramente male. Si ostina a battere un calcio d'angolo da solo, si ostina ad imitare Dybala con quel calcio di punizione invece di mettere in mezzo. Per ben due volte non abbiamo messo in mezzo il pallone perché sua maestà Ronaldo non voleva. Anche in 11 contro 10 voleva giocare esterno sinistro di centrocampo, il che non lo capisco perché si debba sacrificare in difesa. Quello che magari avrebbe dovuto fare più sacrifici è Morata, anche se poi abbiamo capito che era meglio togliere una punta tra Ronaldo e Morata. Ovviamente Ronaldo si incazza, quindi è stato tolto Alvarito Morata. 5 anche per Morata. Ieri ancora una volta la coppia Morata-Ronaldo va male, e proprio quando vanno male non c'era Dybala, questo c'è da dire, e abbiamo anche avuto un piccolo pezzo di sfiga. Morata che in fase di non possesso non partecipa praticamente mai alla fase di sacrificio per la squadra, almeno parlando di ieri, perché Morata resta comunque un grandissimo giocatore. Peggio ancora però, non partecipa manco alla zona offensiva, quindi veramente male male. Il migliore forse di ieri insieme a Chiesa è stato Danilo, perché quando è entrato è stato l'unico che, come al solito, ha dato in difesa qualche certezza in più rispetto a quanto magari di certezza ti danno un Cuadrado o un Bonucci, almeno della fase difensiva parlando. Pazzesco come questo giocatore abbia avuto veramente un'efficacia straordinaria quest'anno, cioè sta veramente spazzando via ogni difensore, se non gli avrò dato solo l'insufficienza. Ha sofferto Ribéry, comunque ha sofferto Biraghi, però ha fatto il terzino destro come si deve, quindi veramente benissimo, molto molto bene Danilo. 5,5 per Kulusevski, che conferma come quando gioca titolare gioca bene, quando deve fare il subentrato fa male, quindi per questo abbiamo messo Bernardeschi meglio di lui, anche perché Kulusevski a sinistra non si trova per niente, ha fatto veramente una brutta prestazione, cioè insomma non neanche più di tanto, perché da subentrato che cazzo vuoi fare. Quindi 5,5 per Dejan Kulusevski. Speriamo di vedere prestazioni migliori come magari quella di Parma, perché ci serve questo Dejan Kulusevski. Meglio di lui, leggermente meglio di lui, fa Bernardeschi, che si procura anche un rigore che poi non ci daranno. Però è un po' di partite di fila che riesce a prendersi la sufficienza Federico Bernardeschi. Sta un po' rinascendo piano piano, non è più il Bernardeschi della Fiorentina, non è il Bernardeschi della prima stagione alla Juve, però piano piano sta diventando almeno un giocatore di calcio, ragazzi, non gli chiedo di più. Almeno il giocatore di calcio lo sta facendo, e per quello che fa, ovvero la riserva nella Juventus, va più che bene questo. La riserva, quello che entra, insomma, ti fa il compitino, perché veramente, come stavo facendo prima, stavo giocando veramente la film dell'orrore. 5,5, quindi altra insufficienza per Andrea Pirlo. Ieri comunque non mi sento di dare un voto negativo, perché comunque il gioco della Juve si è visto, avevamo lui in meno, avevamo tanti infortunati in zona del campo che comunque ci servivano, come Arthur, come Dybala, come Chiellini, che comunque ieri sarebbero serviti come il pane. Abbiamo avuto comunque due rigori negati, quindi insomma ragazzi, il voto non può essere estremamente negativo. Però Andrea Pirlo, c'è da dire che magari quando deve estrarre il cuore dal cilindro è ancora male male, e poi tra l'altro è una delle più brutte figure fatte alla Juve negli ultimi anni. Non puoi perdere 0-3 in casa con la Fiorentina, mamma mia, che non vinceva una partita da avanti Cristo. Peggio di Bonucci, comunque, dicevo, ha fatto solamente l'arbitro, ragazzi, che ha preso meno di 3, che Bonucci ha preso 3, l'arbitro, perché veramente non se ne può più. Più che per la penna, per l'arbitraggio italiano in generale, perché magari ultimamente, soprattutto negli ultimi anni, stanno facendo ridere anche in confronto con le altre nazioni. Ah, il VAR, usalo, non puoi in una partita negare un rosso, un porcavallero e due rigori alla Juve. L'espulsione c'era, perché se hai dato l'espulsione a Vesino 2 anni fa, l'espulsione c'era, ma veramente un sistema di arbitraggio italiano veramente in generale schifoso. Il gol di Leao, tutto ok. Yay a noi, va bene. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monospar07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!